Potranno iniziare già da domani gli 86 indagati dell'inchiesta Costa Pulita a chiedere di essere interrogati dai PM della DDA di Catanzaro Anna Maria Frustaci e Andrea Mancuso, che insieme al procuratore Nicola Gratteri e all'aggiunto Giovanni Bombardieri hanno firmato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Gli indagati avranno 20 giorni di tempo per fornire la loro versione dei fatti ai magistrati. L'inchiesta, oltre che su indagati ritenuti affiliati ai clan Mancuso di Limbadi e Nicotera, il grande di Parghelia, a Corinti, Bonavita e Melluso di Briatico, si abbatte pure sul mondo politico vibonese. Il presidente della provincia di Vibo, Andrea Niglia, nonché sindaco di Briatico, è infatti accusato di voto di scambio, aggravato dalle finalità mafiose, in relazione alle elezioni amministrative di Briatico del 2010. Niglia, dal canto suo, ribadisce la sua estraneità alle contestazioni e annuncia che chiarirà tutto ai magistrati. Voto di scambio e concorso esterno in associazione mafiosa l'accusa invece per l'ex sindaco di Briatico Francesco Prestia e per l'ex vice sindaco di Parghelia Francesco Crigna. Dovrà rispondere di concorso esterno in associazione mafiosa anche l'ex consigliere comunale di Briatico Sergio Bagnato, mentre l'ex assessore di Briatico Domenico Marzano è accusato del reato di associazione mafiosa. Da Vibo Valencia per la Cinus 24. <music>